possiamo dare inizio ai lavori. Io vi ringrazio tutti, in particolar modo il presidente della regione, l'amico Luciano, perché con tutti gli impegni che ha non si è sottratto a questa, diciamo così, a questa conferenza. Un altro particolare ringraziamento va all'amico già rettore dell'Università di Chieti, l'amico Umberto Crescenti, e poi a tutti quanti voi che avete risposto, diciamo così, a questa iniziativa. La prima risposta, perché la prima risposta della domanda fatta è perché i medici cattolici? Ma medici cattolici perché è vero che noi abbiamo altri compiti che cerchiamo di assolvere con più o meno il tempo che abbiamo, però anche un'iniziativa culturale può essere fatta da un gruppo, perché se un gruppo intravede delle possibilità, delle cose nuove che ci circondano, può benissimo farsi promotore di una iniziativa. E perché allora, prima di tutto, la seconda cosa che mi è stata chiesta da tante persone, perché il presidente della regione? Ma non è un caso, adesso eccolo qua il presidente Nicola Mattoscio, 2 anni e mezzo fa credo, tu hai fatto un articolo e sul giornale non lo ricordo. Nicola lo ricordo perché io e lui andavamo a passeggio e quell'articolo mi era piaciuto in particolar modo, perché io lo pensavo in modo molto superficiale, dico la franca verità, insomma, così girando come giriamo tutti, ma lui su questo articolo effettivamente aveva fatto una disamina molto particolare, storica, ritornando al 1800, insomma, se l'era studiata. Ed ecco perché mi era piaciuto, io mi ricordo che ti telefonavo, perché mi disse: guarda, tutto quello che hai detto per me coincide. Ovviamente questa è una mia opinione, era una mia opinione e rimane una mia opinione. Perché Umberto Crescenti, che è stato il mio rettore, è il mio amico, io devo dire la franca verità, l'ho scoperto dopo. Non pensavo che lui 20 anni fa avesse fatto un lavoro cui avevi partecipato anche tu, avevi collaborato anche tu, sull'area metropolitana, in cui aveva convocato paesi, eccetera, c'erano stati impegni provinciali, eccetera. Per cui, quando lui me l'ha detto, ho detto: scusami, allora io ho invitato il presidente della regione per questi motivi, mi farebbe piacere enormemente se tu partecipassi, perché è una persona esperta che già ci ha lavorato, anzi io mi meraviglio come abbiamo potuto perdere questi 20 anni in un problema che è scottante. Poi le soluzioni magari saranno differenti, siamo sinceri, però il problema c'è ed è un problema, io direi che è anche molto bello, molto importante, insomma, da questo punto di vista. Benissimo, non mi rimane che di nuovo ringraziarvi e passare la parola per un saluto al nostro cappellano, perché Don Giuseppe, la madre di Pescara, insomma, la figura notoria e importante della nostra città, è il nostro cappellano dei medici cattolici. Grazie Don Giuseppe. Grazie. Buon lavoro, il mio intervento è semplicissimo, un grazie sentitissimo al carissimo Luciano D'Alfonso, la cui conoscenza affonda le radici a decenni, da piccolo l'ho sempre conosciuto e ho sempre apprezzato l'entusiasmo che porta in ciò che fa, e l'entusiasmo sappiate che è la molla per poter raggiungere veramente il traguardo. Un grazie anche al presidente Nicola Mattoscio, è sempre disponibile, e un grazie anche a tutti quanti voi che mi sopportate come cappellano dei medici cattolici. Questa associazione, tengo sempre a ribadire il concetto, nasce, sta facendo i primi passi appena 2 anni, con una finalità ben precisa, oltre a rispettare lo statuto nazionale, vuole portare un'etica professionale al Collegio dei Medici con una presenza operativa, cioè non vogliamo fare le riunioni solo di parole, quando noi ci incontriamo vogliamo fare delle proposte,
proposte fatte secondo lo spirito del Vangelo, la difesa di un collega medico che è ingiustamente accusato. L'Associazione dei Medici Cattolici deve operare delle proposte alla sanità, alla regione, per poter migliorare anche il servizio verso i cittadini. E questo è un insieme di cose. E a proposito, proprio poco fa abbiamo cominciato a distribuire questo pieghevole per i neolaureati, dove diciamo che li accogliamo, che è preziosa la loro presenza ed è la nostra disponibilità totale, perché devono trovare degli spazi, si devono sentire accolti, si devono sentire anche nel limite del possibile guidati per creare veramente una famiglia. Grazie a tutti e buona serata. Mi autopresento, sono Giuseppe Pizzicannella e sono il presidente dell'AMCI, dell'Associazione Medici Cattolici, la sezione di Chieti. Innanzitutto vi ringrazio le autorità che sono convenute, ma un ringraziamento particolare va al mio amico Gian Domenico. È la prima volta che due sezioni di due diocesi diverse dei medici cattolici incominciano a collaborare. Questo è il primo step, sarà sicuramente un discorso importante, specie nel futuro, questo della collaborazione. Prima di passare la parola al moderatore, quindi successivamente al governatore, io vorrei presentare un mio punto di vista quasi metodologico, perché per me sono tre sostanzialmente gli aspetti fondamentali che i medici cattolici richiamano nella loro azione, che è quella della relazione, del lavoro in equipe e della resilienza, intesa come resistenza e capacità di adattarsi ai nuovi mutamenti. Del resto pensate, io ho una certa età e si vede chiaramente, ho subito tutte le trasformazioni nella sanità e non sono il solo, quindi bisogna avere una certa resistenza nel riuscire a sopravvivere a tutti questi mutamenti, che non è detto che siano negativi. Più delle volte, se presi con un'ottica di positività, possono preludere a qualcosa di effettivamente valido, di miglioramento nella sanità. La relazione per noi medici è alla base del lavoro, la relazione ovviamente con il paziente, ma non solo, anche con il collega, con l'operatore sanitario in senso lato. Si forma così quello che è il lavoro di chi? Che ormai è diventato imperativo, necessario, ma è anche arricchente. Del resto questo lavoro d'equipe, siamo d'accordo con Gian Domenico, è un lavoro che deve anche estrinsecarsi e allargarsi alle problematiche che tra poco affronteremo. È un lavoro in cui ognuno rispetta l'altro, ognuno capisce le esigenze dell'altro, ma esiste anche, direi, il discorso della resilienza, intesa come capacità di riorganizzarsi, di avere qualcosa di più anche nell'ambito di difficoltà. Non nascondiamocelo, il discorso dell'area metropolitana, di un'eventuale integrazione Chieti-Pescara a livelli diversi, non può che essere un cammino difficilissimo e irto di difficoltà. Però se noi abbiamo la visione di un miglioramento della sanità, io parlo a livello ovviamente sanitario, ci sono anche problematiche, trasporti eccetera e quant'altro, è chiaro che non possiamo non fare a meno di prendere in considerazione la progressiva organizzazione come qualcosa di una visione ottimistica o di una prospettiva che può essere portata fino in fondo e non come qualcosa che ci cade sopra. E quindi in questo senso di positività io vi vorrei lasciare almeno questa prima fase con una definizione della speranza, perché la speranza ritengo sia una delle cose più importanti che connota un cristiano. Siamo fatti di speranza, direbbe San Paolo. La speranza è una definizione di
Havel, che è il presidente della Repubblica Ceca, noto dissidente durante il periodo comunista. Ed è questa: la speranza non è la convinzione che qualcosa finirà bene, ma la certezza che qualcosa ha senso, a prescindere da come andrà a finire. Grazie. Mi devo scusare in effetti che non avevo presentato l'amico Pizzicandella, però appunto questa è una cosa molto importante, perché quando io gli dissi che facevamo questa iniziativa, lui mi disse subito: ma perché non la facciamo insieme? Io dissi: quale cosa più importante che due gruppi culturali di due città vicine, Siva, in cui un po' del campanilismo ce lo possiamo dire, c'è stato prima, forse adesso si sente di meno. Ho detto: ma come, iniziamo proprio noi a fare queste cose congiunte che so che hanno una certa rilevanza. Grazie, scusa l'amico Umberto Crescenti, o tocca a te adesso. Buonasera. Buonasera. Allora, ma innanzitutto passo subito la parola al presidente D'Alfonso, perché per illustrare diciamo la sua idea di questa grande città. Poi io vi racconterò un pochettino quello che facciamo prima. Allora, un po' di anni fa, nell'estate del 1995, io rilanciai l'idea dell'area metropolitana, che era un'idea vecchia, di oltre 30 anni se ne parlava. Allora volevo dare a questa idea una concretezza: cosa fare, se è interessante, non è interessante. Passò tutta l'estate e ci furono interventi di cittadini, politici, che testimoniarono un interesse per questa nuova proposta di riattivare l'area metropolitana. Tra l'altro, in quegli anni la D'Annunzio aveva si era staccata con Teramo, quindi rappresentava le due province, Chieti e Pescara, quindi era il nucleo che poteva essere un punto di riferimento proprio per quest'area metropolitana a Chieti e Pescara. E volevo affrontare il tema non così su base conviene o non conviene, ma dal punto di vista scientifico. Allora io incaricai il dipartimento di urbanistica e della facoltà di architettura e quello di statistica della facoltà di economia e commercio di fare uno studio corretto, uno studio dettagliato su questo tema. E lo studio fu finanziato sia dall'università, e trovai però anche la banca dell'Adriatico che finanziò la nostra ricerca. I risultati furono presentati il 27 giugno del 1996, ahimè, un po' di tempo fa, e presso la Ola Magna della facoltà di architettura a Pescara, e presentammo un libro, un documento molto sostanzioso, molto pesante, che era stato curato dai professori Clementi e Mascarucci. Questi risultati dimostrarono senza ombra di dubbio come l'area Chieti Pescara fosse un unico organismo articolato in modo diverso. Ma addirittura ricordo che ci fu uno studio sulla mobilità dei cittadini Chieti Pescara, cioè quello che abita a Pescara che lavora a Chieti, quello che di Chieti va a lavorare a Silvi, quello di Silvi che va a lavorare a Montesilvano, cioè uno studio anche di questa mobilità. E fu una cosa che mise proprio in evidenza che questa area era totalmente compenetrata ed era un'unica grande area che operava in questo territorio. E per poter dare concretezza a questa idea, però, siccome per l'area metropolitana occorre avere 1 milione di abitanti, qui parlavamo di circa 300.000 abitanti, non si poteva proporre di fare l'area metropolitana, ma tirammo fuori, proponemmo quello che chiamiamo un patto metropolitano. Questo patto metropolitano prevedeva certe cose, io per fortuna l'ho ritrovato, questo patto metropolitano, e il compito qual era? Di costituire una commissione, un comitato, con i rappresentanti dei comuni aderenti della provincia, coordinati allora all'inizio dal rettore pro tempore o suo delegato, per studiare temi di comune interesse. Faccio un esempio banale:
Il problema dell'immondizia non è un problema solo di Pescara, è di Pescara, Montesilvano, Spoltore, eccetera, eccetera, e deve essere affrontato unitariamente in questa grande area che convive. E che convive. Non può essere che ognuno fa le iniziative, diciamo, non sempre coordinate tra di loro. Ma questo è uno dei tanti esempi di necessità di collaborare. Questo patto metropolitano fu approvato, io ottenni le delibere di 14 comuni su 16, e in particolare aderirono a questo patto Alano, Bucchianico, Casalincontrada, Chieti, Città Sant'Angelo, Francavilla al Mare, Miglianico, Montesilvano, Pianella, Ripa Teatina, Rosciano, San Giovanni Teatino, Silvi, Spoltore, Torre Vecchia Teatina e la provincia di Chieti. E quella di Pescara, che all'epoca era rappresentata da Luciano D'Alfonso. Bene, io poi l'anno dopo ho smesso di fare il rettore per una scelta personale. Io ho scelto di non ricandidarmi perché avevo realizzato quello che volevo. Allora io ho sempre stimato molto quei campioni del mondo di Pesi Massimo, oppure anche di, che si ritirano quando sono all'apice della loro carriera, non quando vengono buttati giù. Siccome prima o poi ti buttano giù, perché nella realizzazione delle cose prima vengono i realizzatori e poi i gestori. Il realizzatore ti fanno fare, poi quando hai visto che hai fatto tutto, che hai sacrificato, ti mandano via. Allora prima che mi mandassero via, me ne sono andato, ho deciso di chiudere questa esperienza. Bene, e io ho smesso di fare il rettore, non c'è stato nessuno, né il mio successore, né nessun politico che ha ripreso l'idea, perché ci avevamo 14 delibere di adesione al patto metropolitano, quindi non una, 14, anzi 14 più 2, 16 delibere, perché sia la provincia di Chieti che la provincia di Pescara. E allora era una cosa che poteva tranquillamente poter dare un seguito concreto, perché questo patto metropolitano, e lasciare a tutti la loro autonomia organizzativa e amministrativa, cioè ognuno manteneva le sue tradizioni, ogni comune ha delle particolari caratteristiche, il suo territorio ha particolari caratteristiche, allora nell'ambito di questa grande area metropolitana andava studiato quali potevano essere il futuro di un comune, il futuro di un altro, un'area a destinazione turistica, una più commerciale, un'altra agraria, agricola e così via. Quindi individuare, poi con studi ovviamente che dovevano essere approfondite, individuare queste particolarità. Quella cosa importante poi, che questo comitato, che aveva rappresentanti di tutti i comuni eccetera eccetera, poteva dare, fornire delle delibere che potevano essere realizzate dai comuni solo se tutti i comuni erano favorevoli, cioè delibera all'unanimità. Questo per far sì che anche il comune più piccolo non si sentisse meno importante del comune più grande, e quindi si dava una certa garanzia a tutti di poter mantenere la propria autonomia gestionale. E allora questa è stata la mia esperienza, il mio contributo che ho dato su questo tema. E quando l'amico Gian Domenico mi ha detto: ma perché mi stiamo facendo questo, io gli ho detto: ma io me ne occupai un anno di studi, non un giorno, un anno di studi, di convegni e così via, quindi una documentazione notevole. Allora lui mi ha detto: ma perché non vieni allora in occasione della presentazione di Luciano D'Alfonso? Molto volentieri, anche perché con Luciano D'Alfonso abbiamo avuto un rapporto molto amichevole, collaborativo e di grande stima, credo reciproca. E tra l'altro è un sacco di tempo che non vedevo Luciano, l'ho visto ieri pomeriggio, abbiamo partecipato a un'altra riunione e oggi è un'altra, quindi stiamo recuperando il contatto. Bene, io adesso passo la parola al Presidente, dopo aver illustrato questa idea, penso che sia su un'altra linea la sua proposta. A te, Luciano. Poi seguirà un dibattito se ci vuole intervenire. Intanto ringrazio davvero i medici cattolici
e mi complimento anche di questa condizione di lettura e di coltivazione, diciamo, non solo iperspecialistica. Se fossi stato invitato ad una iniziativa sulla sanità, diciamo, era l'ordinariato, e magari si poteva anche dare luogo ad un contributo di tradizione iperspecialistico. Invece qui apprezzo quasi l'uscire extra moenia, determinando una presa di consapevolezza su un tema che non costituisce il vostro maneggiamento culturale quotidiano. Quindi apprezzo questo. Una volta un grande cardinale, Giacomo Biffi, cardinale di Bologna, organizzò e guidò in maniera magistrale un convegno a Rimini di specializzazione si può morire. La dimensione scientifica, la dimensione culturale hanno bisogno anche di mettersi in discussione rispetto alla tradizione della propria attività cognitiva. Quindi davvero esprimo simpatia per questo, ed esprimo anche simpatia perché mi trovo alla mia destra un rettore emerito che molte volte mi ha fatto rimpiangere il rettore che è venuto dopo. Cioè, chi è venuto dopo mi ha fatto rimpiangere il rettore che c'era prima. E questo lo voglio dire perché non ho mai avuto occasione, in quanto ritengo che chi si occupa di conoscenza debba essere un soggetto aggregatore, realizzatore davvero di uno spirito comunitario. Io non ho visto questo, e addirittura in qualche passaggio ho pensato che anche alcune questioni della mia vita istituzionale siano state anche suggerite, spintonate da condotte sbagliate di questo rettore che è venuto dopo. Questo lo volevo dire, io mi sono impegnato anche con i miei figli a dire tutto quello che penso. Quindi lo dico come un punto, quasi come una pietra della Maiella in questa occasione di riflessione ad alta voce. Ringrazio te, caro Palca, perché hai saputo mettere in campo questa iniziativa, della quale spero di essere un positivo contribuente. Abbiamo bisogno noi in quest'area di una riflessione riguardante il grande tema dell'ingrandimento. Qui c'è Mattoscio, col quale porto avanti da qualche anno una riflessione su questo fronte, nella rispettosità delle nostre differenze, sia di partenza che di conduzione. Io però voglio ripartire con questa domanda: se dentro l'area territoriale, economica, culturale, sociale, identitaria di Pescara e Chieti, ma di Pescara e le sue prossimità, anche dei comuni vicini, Montesilvano, Spoltore, qui è arrivato anche il sindaco di Spoltore, come si pone il tema del suo efficientamento, e rispetto al suo efficientamento quanto è utile l'ingrandimento? Tenete conto che la categoria dell'ingrandimento è stata una categoria che ha affascinato tutto il Novecento, e tra 800 e 900 ha prodotto grande parte del sangue. Il sanguinamento dell'Ottocento e del Novecento è stato un sanguinamento che è stato preteso dalla categoria dell'ingrandimento. Cioè, si è dato per scontato che ciò che è grande di per sé funzioni. Io la prendo, diciamo, come categoria quasi teologica alla lontana, perché poi voglio planare ad un punto di vista e sopra una proposta puntuale che addirittura ha preso anche la formalizzazione di un progetto di legge, che mi permetterà di dire fino in fondo quello che penso sulle esigenze che ha la città di Pescara, il territorio che riguarda anche nelle sue esternalità, e come stabilire un meccanismo di potenziamento che aumenti la sua capacità di funzionamento. Nel dibattito culturale dell'Ottocento, a un certo punto si è presentata una parola, una categoria, un grande concetto esigente, quello della modernizzazione. Uno studioso di dottrine politiche, prima dell'Università di Chieti, poi rettore dell'Università Autonoma di Teramo, Luciano Russi, fece un corso di laurea in un'annualità 1984 dedicato alla modernizzazione, e mi ricordo chiamò a testimoniare rispetto a questo corso di laurea che concerneva la sua cattedra
figure davvero illuminate che mettevano in campo sia studiosi di dottrine politiche che studiosi di istituzioni politiche. E mi ricordo in quella circostanza venne Gianfranco Miglio e ci spiegò che secondo lui indiscutibilmente la modernizzazione evoca il significato di funzionamento. Chi modernizza, modernizza perché vuole aumentare il funzionamento. Quindi noi dobbiamo tenere a mente questo parametro. Quando inseguiamo la modernizzazione, a valle ci deve essere una capacità di funzionamento in più. Allora, al territorio di Pescara e di Chieti, visto che i fuochi della tua introduzione da moderatore ha riguardato il territorio di Pescara e di Chieti, ma più propriamente e tecnicamente, direbbe Mattoscio, il territorio che riguarda dall'esterno la città di Pescara con Spoltore e Montesilvano, anche perché c'è una provincialità da ingrandimento che è dettata dalla legislazione. Oggi la legislazione non ci fa andare fuori provincia. Quanto serve aumentare le dimensioni? Su questo noi ci siamo soffermati anche per un paio d'anni, sapendo che prima di questi due anni c'è stato un lavorio quasi da Assisi underground che ha riguardato un quindicennio di riflessione delle università, di riflessione anche di straordinari pensatori, e poi voglio dare testimonianza ad un pensatore che non c'è più, come sono stato portatore di vis polemica, ma per me legittimissima, su quella figura che ho ricordato. Adesso ne cito un'altra che ha dato un contributo da anima libera affinché tra Chieti e Pescara si potesse porre una discussione sorgiva su ciò che serve per il migliore funzionamento di Chieti e Pescara. L'architetto Diego De Sisto, che ha consumato parte importante dei suoi anni non per inseguire parcelle, ma per dare luogo ad un contributo da par suo su quello che serviva a Pescara e Chieti per funzionare di più. E lui teorizzò, caro Nicola, lo stabilimento di una conferenza dei servizi permanente che legasse i momenti di lavoro di queste due amministrazioni, perché diceva ci sono problemi comuni che vanno affrontati congiuntamente, e i problemi comuni che lui evocava allora con il suo scritto e con i suoi scritti, grande amico anche di Umberto Crescenti, oggi è in circolazione una sua nipotina, allo stesso modo architetto, che credo lavori in Finmeccanica, se non sbaglio memoria. Bene, lui diceva, noi sappiamo che sul tema dei trasporti, del ciclo dei rifiuti e della vita autorizzativa riguardante il suolo, questi due comuni non possono procedere isolatamente, separatamente. Tenete conto che anche il legislatore costituente in Italia nel 2001, partendo però da 10 anni prima, poi nel 2001 ha raggiunto formattazione costituzionale, ma in 11 anni il legislatore costituente, parlo della levatura da Zagrebeschi a Giuliano Amato, hanno detto che quando istituzioni territoriali hanno problemi comuni devono dare luogo ad organi comuni. Per esempio nella riforma che ha novellato la Carta Costituzionale nel 2001, all'articolo 117 si dispone, addirittura in quel caso riguardante gli statuti regionali e quindi le regioni, che se due regioni hanno problemi comuni possono dare luogo ad una postura istituzionale che li accomuna generando organi comuni. Io è quello che sto provando a fare, mi sembra anche con consenso rispetto alle Marche, anche per superare un certo argomento stringente che ci sta riguardando sulla questione dei porti, far nascere un organo comune per esempio sulla gestione delle infrastrutture del ferro e della gomma. Dentro questa cornice è partita una riflessione davvero nutrita da consenso popolare, perché non mi fa difetto la fotografia veritiera: quando la cittadinanza si pronuncia a regole date, lì c'è il pronunciamento popolare, perché la cultura liberal-democratica che stabilisce? Si mette da parte la democrazia diretta plebiscitaria, si stabiliscono regole grazie alle quali ci si pronuncia in un meccanismo a salire. Il referendum ha dato luogo ad un pronunciamento indiscutibile circa la volontà popolare. Poi si può anche aggiungere che allora non ci fu il fuoco del dibattimento, però il pronunciamento popolare ha detto che l'attuale dotazione istituzionale
riguardante il territorio vasto che noi accomuniamo sotto la dicitura di Chieti Pescara o della Grande Pescara o della Nuova Pescara o Pescara Spoltore e Montesilvano a seconda dell'angolo di fotografia, è un assetto istituzionale, quello che c'è, inadeguato, da modernizzare. Dove portiamo la modernizzazione? Cioè il compasso del cambiamento, dove lo indirizziamo? Ad un ingrandimento di suolo? Per esempio l'altro giorno un valente consigliere comunale di Pescara ha avuto un sussulto di chiarezza dentro di sé e mi ha detto: io mi sto risolvendo il problema intimo, diciamo la questione intima che avevo dentro di me, su quanto valga a Pescara il territorio, il suolo. Una operazione di ingrandimento del suolo soddisfa l'esigenza che ha per esempio Pescara. Guardate, poi dovrò correggere perché sto dicendo troppe volte Pescara. Diciamo questo territorio X, questo territorio alfa, se si riesce ad ingrandire, riesce a fare anche più attrattiva economica, riesce a localizzare anche più infrastrutturazione. Io su questo ci metto un elemento di riflessione che riprenderò dopo. L'altra direzione di marcia, di ingrandimento con questo immaginifico compasso è l'ingrandimento demografico. E su questo per esempio il professor Mattoscio più volte ho sostenuto, non da solo, ma lui con la lucidità di insistenza tematica che lo caratterizza, dice che l'ingrandimento demografico è uno dei requisiti del funzionamento delle nuove città. Io non sono scontatamente d'accordo sul fatto che l'ingrandimento demografico elevi la dignità delle città. E perché? Faccio un ragionamento anche di carattere, come si può dire, storico, implacabile, geografico, urbano. Intanto una provocazione. Quanti di voi sanno che in Francia ci sono 36 comuni con 0 abitanti? Io credo che nessuno di voi sappia questo. Antonello Ricci, che solitamente è molto scrupoloso nelle letture, non credo che abbia questo dato. Ormai le città, compreso le cittadine, se facciamo passare la distinzione tra città e cittadine, hanno secondo me un rapporto svincolato dalla consistenza demografica. Ma voglio usare un altro esempio che mi dà luce gratis. Nella cosiddetta battaglia competitiva Pescara-Ancona, che è stata rappresentata pornograficamente dai giornali, ha vinto Ancona sull'autorità portuale, ma io non ho cercato l'autorità portuale, però ha vinto Ancona rispetto a Pescara. Non già perché Ancona ha più abitanti, ma perché Ancona ha più carico di tonnellaggio, ed è il tonnellaggio che ha fatto la differenza, non il numero degli abitanti. Guardate che nel mentre dico questo non faccio un passo indietro rispetto al valore che ha il pronunciamento referendario e rivelo da subito, inframettendo questo, che noi approveremo la legge regionale che fa nascere la nuova Pescara, che è dotazione amministrativa diversa rispetto sia alla città metropolitana che al patto metropolitano di cui hai parlato e che poi sottoporrò anche a giusta evidenza. Nascerà questa nuova città che però deve sapere dentro di sé che non esistono regalie lungo la strada, regalie di potenziamento di funzionamento, non esistono, né in coincidenza degli abitanti, né in coincidenza dei suoli. La capacità di funzionamento deriva dall'attrazione di reti, di funzioni che tu devi sapere guadagnare a te. Questa città, dall'inizio del suo cammino, si è posizionata rispetto allo schema dell'Abruzzo come una città faro perché la sua posizione geografica l'ha fatta felice e poi di volta in volta ha guadagnato reti. Per esempio, il rapporto più riuscito sul piano ferroviario premia Pescara, ma non solo perché lo troviamo scritto in testi fondamentali riguardanti la storia economica di questa regione, ma perché lo si vede chiaramente che l'incrocio della trasportistica ha consentito a questa città di deglutire tutte le altre, pur essendo partita in basso, piccola, destinata ad essere rimpicciolita nel passato quando si cominciò. Quindi le reti e le funzioni. Le reti e le funzioni, la domanda ulteriore in questa lettura critica che sto facendo,
coincidono con qualcuna delle categorie tradizionali del Novecento? Cioè, una rete in più, e poi vediamo quale può essere, una funzione in più, ha a che fare con abitanti in più o con suolo in più? Forse un rapporto indiretto lo può avere con i suoli, ma se io il suolo non ce l'ho dentro di me, me lo posso cercare anche fuori. Con la logica del patto. Qualche volta scherzando, quando avevo voglia di fare polemica, soprattutto con uno dei tre che molto si è mobilitato su questo fronte, io lo chiamo tipografo errante, io ho detto che la città di Ur aveva bisogno di murare il suolo e di assumere e comprare spade e lance, ma la città di Ur ormai è datata migliaia di anni. Io non penso alla città di Ur che è schierata contro le altre, penso ad una città che è magnetica, che addirittura è infinita, è indeterminata, dove il suo confine non c'è più per la capacità che ha di attrazione e di competizione pattizia. Ma in concreto, se lo dovessi scrivere in un bilancio della regione e della città, che significa questo? In quale direzione organizzare gli investimenti? E non appaia contraddizione, per esempio nei collegamenti aerei, nei collegamenti ferroviari. Ecco perché la riunione di oggi è stata pedagogica, educativa. Lì nasce la nuova città, attraverso la possibilità che da questo suolo tu vada in ogni altro luogo e da ogni altro luogo tu possa venire qui. Rispetto a quale categoria meglio? Al tempo. Cioè qui c'è proprio il trapasso, la sostituzione. La categoria della grandezza che c'era prima lascia il passo alla categoria del tempo che sorge, alla velocità nel tempo. Una città è grande se velocemente ci si arriva e velocemente ci si parte da quella città. Guardate, io il 19 ospito D'Alema ad un dibattito con, per me, il cardinale Bruno Forte. Tu avresti avuto bisogno di un vescovo come lui nella diocesi di Chieti, che è veramente bravo questo vescovo che sta a Chieti e che spero conosca progressione di ruolo e di responsabilità. Ci sarà un confronto tra Bruno Forte e D'Alema sulla monografia che ha pubblicato Italiani Europei sulla figura di Papa Francesco. Fatta quella giornata parto per Fiume e poi vado a Spalla, dove incontro il nuovo capo dello Stato croato, speriamo questa volta senza indagini successive, perché l'ultima volta che incontrammo un capo di Stato croato venne indagato perché ci andai con un volo aereo, con una delegazione molto nutrita, addirittura l'ipotesi di reato fu che andavo a trasferire lingotti d'oro, non ho capito che cosa dovevo trasferire. Andammo tante volte lì in Croazia perché crediamo ai collegamenti navali con la Croazia, non solo attraverso l'idrovolante, che è un mezzo, diciamo così, di resilienza di una volontà collettiva, ma noi vogliamo la nave tra Pescara e Spalato, tra Ortona e l'altra parte dell'Adriatico, e lì il capo dello Stato decide tutto delle politiche della trasportistica. Vi dicevo, su questo fronte noi dobbiamo fare in modo che sia davvero facile connettere. Oggi abbiamo fatto una riunione con il presidente Mattoscio, col vicepresidente Ricci e con l'altra consigliera di Saga, Antonella Allegrino, per fare in modo che da Pescara si possano difendere le opportunità di spostamento aereo attraverso il cielo. Perché è così che noi configuriamo la nuova città di cui ha bisogno questo territorio. Sapendo che nell'altrove del mondo, per esempio, in una città ci si va ad opera degli imprenditori, se in quella città si hanno le autorizzazioni dell'amministrazione facilmente, sapete qual è la più elevata ragione per cui molti vanno a Bruxelles ad investire? A Bruxelles non ci si va soltanto per fare mediazione finanziaria e amministrativa, a Bruxelles ci vanno anche tanti imprenditori. E sapete perché ci vanno tanti imprenditori? Non perché Bruxelles dentro di sé ha fuso più città, ed è successo anche questo, non perché Bruxelles ha un parco che è un bosco sterminato, tanto che creò problemi anche alla Francia aggressiva. Bruxelles è destinataria di tanti arrivi imprenditoriali perché lì con zero ore si nasce come impresa.
Cioè è un motivo che ha a che fare con la sua intelligenza di vita e di funzionamento, non con l'incrocio di due assi, numero degli abitanti e grandezza del suolo. A Bruxelles ci si va attratti da parte di questa fetta di utenza esigente che sono gli imprenditori, perché se vai lì tu cominci come vita imprenditoriale senza sottoporti ad autorizzazioni. Le ragioni per cui una città diventa fondamentale e diventa conveniente andare in una città. Poi mi sono posto la domanda che si è posto anche Cacciari: perché per una città è importante che ci si vada? La città è di chi ci vive o è anche di chi ci va? Cacciari, per esempio, da sindaco di Venezia, lo dico a chi ha mentalità riflessiva, impegnativa, Cacciari a un certo punto ha chiuso gli arrivi. Ci fu un problema su questo piano. La storia non era dei piccioni, come dicevano quelli della Lega Nord. Diceva Cacciari, ma che cos'è una città? È il luogo di chi c'è o è il luogo anche di chi arriva? E se chi arriva distrugge, come reagisce la città che tutela chi c'è? Io però voglio una città che si apra, che accolga dentro di sé, perché la città accogliendo dentro di sé cambia, migliora, perché arrivano le idee, diventa un'università una città che si apre, e per fare in modo che tanti siano quelli che vanno in una città, ci si va per curarsi in una città, ci si va per prendersi collocazione abitativa, per fidanzarsi, per comprare, fare acquisti, per studiare, per investire. Per investire a Bruxelles, la ragione prevalente per cui ci vanno gli investitori è perché c'è un'amministrazione che si costituisce i nati con chiunque voglia fare ricchezza. Vedete, però sposta completamente l'asse dalla lettura della città del Novecento fatta di abitanti numerosi e di suolo ingigantito. Il referendum però è un fatto. Dal referendum ad oggi è accaduta ulteriore riflessione. Noi abbiamo depositato venerdì due proposte di legge regionale che fotografano esattamente l'insufficienza attuale di Pescara e delle città limitrofe, in ragione delle questioni che Umberto Crescenti affrontò in quelle belle, partecipate, consumate riunioni plurali che facemmo tra università, le due province, il rumoroso ma mai scostumato sindaco di Chieti, Cucullo, veniva con le ciabatte, faceva rumore, ma fu sempre all'altezza nel dare il suo contributo. Quali erano i problemi che poneva Crescenti allora? I rifiuti, che è anche il problema di adesso, che sta uccidendo la città di Pescara. Gli interinari d'attiva, che si volevano incendiare ieri sera, in ragione della mancata risposta alla Corte dei Conti, sapete dove trovano risposta? Se parte l'AGIR, l'Agenzia Regionale del Ciclo dei Rifiuti, e l'AGIR per partire deve superare la spezzettatura dei comuni. Quindi c'è una verità, ma la verità finale chiama in causa un metodo di concepirsi città, mettere insieme, aggregare. Noi nella proposta di legge diciamo sì, però siamo più mattosciani di Mattoscio, cioè poniamoci la domanda come si fa per bene questo lavoro. Il programma di fusione quando è che si pone in vita? L'allineamento dei linguaggi contabili. Mi viene da fare una battuta: io quando ho fatto il sindaco e ho rivinto la seconda volta, c'è Guido Cerolini Follini qui che stava dall'altra parte, ma io ti concepivo come un naturale solidale. Feci fare dei libri su Pescara, poi però fui costretto all'allontanamento, quei libri non sono stati pagati. Di solito nelle parrocchie il parroco che arriva dopo paga anche le spese delle campane di chi c'era prima, credo che accada anche tra lettori. Quei libri non sono stati pagati, tu te lo ricordi, Vincenzo? Erano libri in vista dei giochi del Mediterraneo. La spesa aveva un numero, poi questo numero pare che sia sceso, il numero dei libri era 2000. Mi viene da fare una domanda, grosso modo me l'ha fatta mio figlio ponendosi il tema della grande Pescara: ma se si fondono questi comuni, quei libri chi li paga? Li pagherà Spoltore probabilmente, dove sta il sindaco di Spoltore? L'allineamento dei linguaggi contabili, l'allineamento delle consistenze contrattuali,
è un tema che va affrontato nella normalità, nelle aziende accade normalmente questo, però va fatto un programma di fusione, tant'è che la Commissione Finanza Centrale dei Ministeri degli Interni ci raccomanda di fare un lavoro di questo tipo, che va messo a rubrica, che non è impossibile da farsi. E poi mi auguro che su questo programma di integrazione trattino fusione, con le modalità che adesso il Consiglio regionale, sentendosi assemblea legislativa, troverà, ascoltando anche persone delle accademie, delle libere professioni. Noi in Abruzzo abbiamo adesso 4-5 studiosi di diritto costituzionale che hanno anche dignità di dire. Ce n'è uno per esempio a Teramo molto bravo, che è questo romano, non so se si pronunci Orru Orru, che ha una sua dignità, Orru Orru Orru, che è capace di dare un contributo, ma anche altri della tradizione aquilana, per esempio c'è questo professore Politi che è stato anche nel collegio delle garanzie statutarie, ma ci sono per esempio Roberto Dalimonte, che è lo studioso di diritto costituzionale che scrive sul Sole 24 Ore e di San Giovanni Teatino, lo sapevate voi? Il consigliere di Renzi per le riforme, l'Italicum, lo ha concepito Roberto Dalimonte, che è di San Giovanni Teatino. Chiamandolo lui ci può dare anche una mano, anche sul configurare la nuova regola elettorale, sia che serve all'Abruzzo per far diventare questa regione più unita, meno Abruzzi, ma anche per darci una mano su quale deve essere il prodotto migliore a valle di questo cammino riformatore, che noi ci siamo presi come tempo massimo 24 mesi di tempo. Ma se si crea una convergenza di approcci correttivi, integrativi, di aumento di valore di questo, diciamo, dato che stiamo ponendo in essere, possiamo anche accorciare la durata di questa fase di preparazione, che a me dà molta responsabilità, perché io non voglio sfasciare, io voglio costruire. E non mi difette il coraggio, non mi difette il controllo della paura, perché sono convinto, e su questo recupero un valore dell'Ottocento, che il disordine è vero che sia capace anche di essere generatore di creazione. L'unica cosa che mi fa trattare con delicatezza questa materia è che poi quando si mette mano a questo meccanismo, a valle ci deve essere un portato che abbia capacità di rispondere alle utenze, perché qui poi dei diritti garantiti alle utenze dall'amministrazione di risulta ci sono, da quello dei rifiuti, dei trasporti, a quello autorizzativo, all'approvvigionamento energetico, alla vita scolastica minore, tutto questo poi deve funzionare. Io mi avvio verso la conclusione di questa mia prima parte, sottoponendomi poi a tutte le vostre domande. Si può immaginare di non fare nulla? Gli avvocati penalisti, quando stanno per concludere il loro dire per avere ragione, fanno la cosiddetta domanda del contrario. Cioè, se non è questo, valutiamo il contrario. Si può immaginare di non fare nulla? No. Si deve fare. Si deve fare nel minore tempo possibile, si deve fare ponendosi le domande di un funzionamento oggettivo migliore dopo, ed è bene che le complessità vengano analizzate adesso, sapendo però che non esistono regalie di miglioramento di funzionamento. Nel dibattito pubblico economico l'Italia ha conosciuto, diciamo, innamoramenti sul fronte dell'ingigantimento delle dimensioni, per esempio sulla materia bancaria. E so che su questo anche i più solerti, motivati all'inizio, hanno avuto delle riflessioni a valle. Dobbiamo azzeccare le proporzioni. Un'ultima sottolineatura. Siamo stati neroniani, emotivi nell'uccidere le province, perché dovevamo presentare l'obolo di uno scalpo sanguinante alla pubblica opinione drogata da articoli di stampa assolutamente viziati. Si è detto: qual è il livello istituzionale che può essere preso a bersaglio? Il più debole, le province, uccidiamo. Quando la dimensione provinciale, dai francesi che hanno studiato lo Stato, era la dimensione ottimale di configurazione sul territorio dello Stato. E guardate la grandezza delle province, sapete come veniva concepita dai francesi? E noi abbiamo avuto un francese innamorato dell'Abruzzo, che era Murat, che sapete
era un consanguineo acquisito di Napoleone, e Murat a sua volta si dice addirittura che si fosse quasi innamorato di un gentiluomo di Montenero Domo che lo nominò procuratore generale della Corte dei Conti del Regno, Giuseppe De Tomasis di Montenero Domo, che fece nascere il comune di Ateleta, Ateleta che diede i natali ad un ingegnere che fece morire una regione nel 1991, l'ingegnere di Ateleta. E tenete conto che se non fosse accaduto quello che è accaduto, noi avremmo avuto un'altra storia della regione, probabilmente, perché gli anni finanziari migliori che ha perso la regione e la dignità che ha perso la regione in quegli anni rispetto a Bruxelles l'abbiamo recuperata 12 anni dopo. Nel 91 noi abbiamo avuto un attacco di aggressività denuncista e forse, Antonello, si potrebbe dire anche di mala giustizia, forse, perché quello era un fatto amministrativo. Perché poi dovremmo anche dire che cosa è successo in questa regione a ripetizione. Nel 91 ci fu una pagina violenta, io mi ricordo Romano Liberati, l'ho avuto come medico all'ospedale militare, che voi conoscete meglio di me, immagino il rettore di Iglio quanto lo abbia conosciuto, quello si è ritrovato sequestrato per una vicenda riguardante il 91, credo che da allora abbia nutrito la sua malattia che l'ha portata alla morte. Quella vicenda è nata su condotta di uno di Ateleta, e Ateleta mi evoca alla memoria, mi fa ritornare alla memoria chi l'ha fatto nascere quel comune, che è stato questo gentiluomo del 1862-63, penso, Giuseppe De Tomasis, il quale suggerì a Murat come dovevano essere grandi le circoscrizioni provinciali. Sapete qual era l'elemento di paragone? La resistenza di camminamento del cavallo, che evoca il tema dei trasporti per il territorio. In Francia loro si dotarono degli intendenti di finanza per la continuità del potere, del controllo del potere. Nel configurare la grandezza delle province, però, dissero: dove arriva il cavallo con una giornata di camminamento? Quella è la grandezza. Bene, noi abbiamo ucciso le province neronianamente, per un ossequio all'emotività neroniana, e abbiamo pensato che ingrandendo tutto si risolve tutto. Io allora teorizzo, come presidente di una regione della quale poi vi dirò, se mi fate domanda, che per le regioni e gli stati il valore e la grandezza, meglio, l'ingrandimento, e non perché Kant ce lo ha insegnato, per le città il valore e la prossimità. Dove si vive benissimo in Italia, sapete qual è? Non è Bari, e neanche Milano, e neanche Palermo, e neanche Napoli, e Mantova. Ma questo non fa pugni con l'assunzione di reti che poi può chiamare a sé utenza di una città, perché l'utenza di una città, come dice Ardizzi, porta reddito, e il reddito porta anche il diritto di cittadinanza. Ma noi dobbiamo sapere però che la qualità di vita di una città non è quello che Francesco Ricci dal Colle osservava rispetto a Megalò. Ricci dal Colle guardava Megalò e diceva: sono soddisfatto. Non è quella la grandezza che serve ad una città, l'addensarsi di persone che si ritrovano e non si dicono nulla. La città che esce a Piazza San Luigi Gonzaga di Mantova è una città che si parla, si aiuta, fa esperienze comuni, coltiva una certa lentezza relazionale dentro, fa in modo che i mondi vitali si ritrovino, e c'è anche una dimensione di appartenenza che fu la ragione per cui nacquero all'origine le città, l'appartenenza. Questo succede nelle città che hanno dimensioni di prossimità. Quando la domenica mattina io vedo la Pescara migliore, quella che esce a piedi, quella che per esempio a Verona va a piedi sul Lungadige, si chiama così, Lungadige, sì, quella che sta vicino all'ospedale di Borgo Trento, quando io vedo Mattoscio che incontra i suoi amici e io vedo altri che incontrano altri amici, moglie e marito che escono con i bambini, questo riappropriarsi della città, facendo in modo che il tempo biologico si riprenda il rapporto con la città, io lì vedo la qualità della città. Certo, mi si direbbe, ma quella è la domenica. E se si portasse questo affinché fosse tutti i giorni? A Barcellona, un grande sindaco, giudicato il migliore sindaco del mondo, purtroppo adesso è malato di uno dei mali più terribili, che spaesa, quel morbo che si chiama,
il morbo che ti fa dimenticare tutto, come si chiama? L'Alzheimer. Lui è presidente anche di un'associazione, Pasquale Maragai. Quando diventò sindaco, lui disse che voleva fare in modo che i luoghi non frequentati venissero frequentati e che il tempo di quei luoghi fosse un tempo liberato, e lo ha fatto rispetto a tutta la portualità, al fiume. Lì c'è proprio un riprendersi della città andando a piedi. Io voglio fare in modo che questo accada nella città, più città d'Abruzzo. Quando Costantinopoli si chiamava Costantineie, nel dialetto di quella lingua propria, perché Costantineie significa città per eccellenza. E sapete perché la città era città per eccellenza? Perché dentro di sé combinava le differenze, induceva l'ascolto, al dialogo. Quindi il nome di città evoca non le dimensioni classiche del ferro della grandezza, che vi devo dire, e dell'asfalto della numerosità. Evoca invece la relazionalità. La relazionalità tu la garantisci se c'è tutto quello che ho provato a dirvi, se è facile andarci, spostartici, se ci sono per esempio strutture che erogano servizi fondativi tipo la sanità a misura d'uomo. Io non voglio la sede della ASL a Pescara, voglio l'ospedale, perché poi se faccio la domanda, tu quante volte sei andato alla sede della ASL? Tu, come cittadino? All'ASL. Io non li conosco quelli che vanno alla sede dell'ASL, io conosco quelli che vanno all'ospedale. Tu conosci quelli che vanno all'ASL? Alla prefettura, per esempio, chi di voi ci va alla prefettura? Magari uno va a comando dei carabinieri, probabilmente si va alla questura dove c'è la lavorazione dell'ordine pubblico, non dove c'è un'idea rappresentativa del lavoro di costoro. Quindi è il funzionamento della città che fa la città, cioè il funzionamento inteso come luogo sorgivo di erogazione di quei servizi di qualità. Su questo io sono pronto a fare sforzi straordinari come ordinamento, e permettetemi, c'è da fare anche una discussione che qui molta gente, molti di voi saprebbero contribuire a fare, anche una ridiscussione sulla cittadinanza. Che cos'è il contenuto della cittadinanza? Io vado a Spalato, vi dicevo prima, la mamma di Mario Baldassare nel 38 studiava a Zara andandoci con l'idrovolante. Il suo patto di cittadinanza non si esauriva ad Ancona o Macerata, riguardava anche quell'altro suolo dove andava a studiare. Il mio patto di cittadinanza, ma mica si esaurisce con l'identificativo che io prendo con Macchiarola al comune di Pescara. Che mi dà quel foglio di carta a me? Io voglio avere una declinazione ulteriore della mia cittadinanza. Qualcuno nel mondo sta cercando di scrivere questo, per esempio quel filosofo che si chiama Remo Bodei sta cercando di coniugare un altro contenuto della cittadinanza, che è fatto non del vecchio patto, ti do il fisco e la protezione militare con la coscrizione militare obbligatoria e tu mi dai un po' di diritti. Ripensare questo e dislocarlo a favore, per esempio, della consistenza urbana, secondo me ci fa capire come noi dobbiamo modulare il ripensamento, l'ammodernamento, la modernizzazione delle nostre città. Io ringrazio i medici cattolici per questo sforzo, vi do contezza che nell'arco dei prossimi mesi noi completeremo un lavoro di lettura che non lasci dubbi. Io vorrei essere ricordato come il Presidente della Regione che ha fatto una legge regionale che poi ha generato la nascita di un nuovo sistema urbano, di una nuova città, che però si distingue da quella di prima perché funziona di più e perché dà di più, perché eroga di più servizi di qualità. Per fare questo mi serve anche il vostro aiuto. Molti di quelli che sono seduti si sono già spesi, io li ringrazio, anche in una differenza dialettica addirittura, ma che non esaurisce la capacità di apporto, perché penso che il livello di riflessione cui siamo pervenuti se lo sogni anche la stagione di dibattito tra Padova e Venezia, che poi si fermò. Noi siamo ad un punto di riflessione che secondo me non è lontana dall'approdo migliore.